ha portato alla denuncia di 14 persone tra italiani, romeni e cinesi per reati che vanno dalla simulazione alla ricettazione alla violazione di norme in materia di imposte sui redditi, l'operazione della Guardia di Finanza di Chieti che già nell'ottobre del 2013 aveva portato alla luce l'illecita commercializzazione di bare di importazione cinese prive del marchio della ditta costruttrice e dunque in violazione del regolamento di polizia mortuaria che successivamente erano state confiscate. Le indagini sono proseguite fino ad accertare che il sodalizio non ha dichiarato ricavi per 6 milioni di euro e ha evaso IVA per 1 milione 65 mila euro. L'accusa di simulazione di reato si riferisce alla sottrazione di 395 bare tenute in deposito giudiziario a Casa Canditella e che sono state trasferite e rinvenute a Popoli, per la cui sparizione era stata presentata una denuncia di furto. Le bare entravano in Italia prevalentemente dai porti di Ancona e di Napoli sotto forma di legnami e ciò ha consentito all'organizzazione di pagare minori tasse doganali. Si passava dal cinese, che era quello che era il, diciamo, che dalla Cina faceva sì che avvenisse questa importazione tramite le dogane di Napoli e di Ancona. E l'accordo era con cittadini poi italiani, pugliesi, in questo caso soprattutto pugliesi, operanti già radicati sul territorio, e anche i rumeni. Non c'era un vero e proprio, diciamo, capo, era un sodalizio criminale, un'associazione.